telespettatori, benvenuti. Per lo speciale di oggi parleremo di Colli e Almetauro, protagonista del progetto Pesaro 2024 50x50 Capitali al Quadrato, dedicato alle eccellenze della provincia che racconta i borghi di qualità. Oggi ci troviamo nella splendida cornice del Balì, dove tra poco inizierà un concerto al pianoforte e al tramonto dell'artista Glauco Venier e subito dopo l'Etica del Viandante con Umberto Galimberti. State con noi. Siamo qui questa serata, sono già tre giorni che è iniziata la capitale della cultura Colli Almetauro insieme a Pesaro. Sono stati tre giorni intensi, ricchi di eventi e ricchi di iniziative. Questa sera è forse una delle serate più importanti, una delle serate clou, oltre a quella che avremo anche venerdì e sabato. E quindi questa sera siamo contenti di poter partecipare, di poter mettere a disposizione questa serata grazie a questa iniziativa che ci è stata resa possibile dal vice sindaco Vimini di Pesaro, che ha avuto questa intuizione di voler coinvolgere tutti i territori della nostra provincia. I 50 comuni della nostra provincia sono tutti protagonisti della cultura in questo anno 2024. La soddisfazione di partecipare al progetto di Pesaro 2024 50x50 Capitali al Quadrato. Grande soddisfazione e soprattutto grande orgoglio di poter partecipare a questo evento storico, sicuramente per i nostri territori, e di questo dobbiamo tutta la nostra comunità di Colli Almetauro a ringraziare tantissimo il vice sindaco Vimini, che ha avuto questa intuizione di voler allargare, non confinare alla sola città di Pesaro, ma a tutti i 50 comuni della nostra provincia, la possibilità di mettersi in mostra, di mostrare le proprie bellezze, di poter far vedere tutto ciò che è di bello anche negli angoli più remoti della nostra provincia. Quindi è veramente un motivo di grande soddisfazione, motivo di orgoglio, e poi che dire, abbiamo la possibilità di poter far vedere quelle che sono le bellezze del nostro territorio, che non sono solo paesaggistiche. Noi, il nostro format si punta tantissimo sui nostri 5 meravigliosi borghi, che sono i borghi di Pozzuolo, di Bargni, di Saltara, di Serrungarina e di Montemaggiore, e uniti a questo c'è una eccellenza gastronomica sempre nei nostri territori. Abbiamo l'olio DOP Cartoceto, abbiamo la casciotta d'Urbino, abbiamo un'ulteriore eccellenza riconosciuta come un prodotto della nostra tradizione, dalla regione Marche, che è la pierangelica, che è tanto imitata da diverse zone limitrofe alle nostre, ma è inimitabile in quanto ha delle proprietà organolettiche. Che cos'è? La pierangelica è un frutto, il frutto della pierangelica, che però è di colore giallo rossastro, matura intorno ai primi di settembre, ed è una delizia, una primizia, una prelibatezza che viene veramente cercata di imitare da tanti altri zone vicine a noi, però anche l'università si è interessata a questa pera, avendo riconosciuto la presenza importante e massiccia di polifenoli che quindi sono, come sappiamo, utili al nostro organismo. Poi mi raccontava che c'è anche un servizio navetta? Assolutamente, di questo bisogna ringraziare tantissimo il nostro assessore Primavera Emanuela, che è riuscita a intercettare un finanziamento, un contributo da parte della Regione Marche, e Colli Almetauro, mi dicono che forse è l'unico comune di 50 che partecipano alla Capitale della Cultura, abbiamo un servizio di navetta che parte da Pesaro, quindi fa Pesaro, Fano, tappa lungo tutta la strada per portare i partecipanti ai vari eventi che sono stati organizzati sul territorio. E approfitto anche per ringraziare in maniera veramente sentita e con grande riconoscenza tutti i consiglieri che hanno partecipato alla realizzazione di questo evento. Senza di loro questo evento non ci sarebbe stato. Hanno creato già da più di un anno fa un gruppo di lavoro ristretto, che poi si è allargato, si è aperto a quelle che sono le realtà del nostro territorio, alle associazioni, alle strutture ricettive, alle società private. E devo anche ringraziare, consentitemelo, in maniera importante la Fondazione Carifano, che è sempre sensibile, vicina alla valorizzazione dei nostri territori, che ha contribuito in maniera importante alla possibilità che venisse realizzato questo evento. Thank you.
settimana piazze, vicoli saranno il teatro di tantissimi eventi. Ce li racconti? Assolutamente, abbiamo una settimana molto piena, oggi siamo già alla terza giornata e a partire da domani avremo già 4 eventi, avremo la presentazione di 2 libri che nascono sul nostro territorio, avremo uno spettacolo teatrale e una presentazione di poesie e di poetesse locali. E dopodiché procederemo verso il fine settimana dove ci sarà uno dei nostri eventi principali che è Saltarua, che si svolgerà nel borgo di Saltara. Ed è Saltarua, il Festival dell'Altra Musica, è un festival appunto musicale dove ci saranno 7 concerti. Il concerto principale di venerdì sarà il concerto di Nada, mentre sabato avremo Eugenio Bennato. Ed è possibile, ci saranno delle mostre d'arte anche a Saltarua di artisti, anche di artisti locali. Ne segnalo una in particolare a cui tengo molto, che è la mostra Vera Vita di Pier Giovanni Vitalini, che è un artista e imprenditore locale. Dopodiché concluderemo domenica con una visita guidata alla casa di Carisio Ciavarini a Montemaggiore ed un particolare concerto inclusivo, un concerto lirico dei Soap Opera Dreams, che sarà accompagnato da 2 performer LIS, in modo tale che possa essere fruito anche dalle persone ipoacusiche. Siamo all'inizio e già è un successo, perché le persone stanno rispondendo in modo eclatante. Assolutamente, questa sera in particolar modo le note che sentite in sottofondo sono dell'artista Glauco Venier. Abbiamo già oltre 600 persone qui al Parco del Balì ed è un clima meraviglioso, ma sia l'inaugurazione che anche ieri sera sono stati eventi molto partecipati. Siamo veramente orgogliosi della nostra offerta e orgogliosi della risposta che la cittadinanza ci sta dando. E altri insetti musicali, un titolo particolarissimo, ce lo racconti? È stata un'idea di Paolo Fresu che mi ha invitato a suonare al suo festival e mi ha detto: cosa suoni? Vorrei fare delle cose sui Beatles, qualche cosa di... però vorrei aggiungere anche qualche mia composizione e qualche composizione di qualche altro mio collega che si è ispirato ai Beatles, perché noi di questa generazione, io sono nato nel 62, ma diciamo quelli che sono anche nati dagli anni 40 in poi sono cresciuti coi Beatles. E quindi l'idea di titolo è stata di Paolo. Allora facciamo così, chiamiamolo Scarafaggi ed altri insetti musicali. Allora io gli ho detto: beh, è un po' pesante, perché non vorrei offendere gli altri insetti, se vuoi mettere suono a me, ma no, è una metafora. Allora abbiamo deciso di tenere questo titolo e comunque alla fine è un gioco tra la musica dei Beatles e la musica dei compositori che hanno la mia età, da, che ne so, un po' più vecchietti di me, Pat Metheny, Jacopo Astorio, John Taylor, che è un pianista inglese con cui ho studiato e eravamo molto amici, eccetera, eccetera. E a proposito di Beatles, Here Comes the Sun, all'inizio c'era qualche gocciolina, invece è venuto fuori il sole. Here Comes the Sun, esattamente. O appunto, considerando l'ora, Here Goes the Sun, che se ne sta andando, insomma, per fortuna ha retta la cosa. Sì. Lei ha prima suonato e poi raccontato i titoli, perché si è lasciato trasportare dalla sua musica? Sì, perché di solito quando io faccio concerti improvvisati faccio una lista di brani che conosco, però non faccio una scaletta. Creo delle situazioni come di suite, di insieme di brani, però guardo i titoli e tra un brano e l'altro creo qualche situazione musicale, poi ok, suono questo, poi alla fine, non avendo la scaletta, spiego al pubblico cosa ho fatto. Com'è nata questa collaborazione per questa settimana particolare per Colli al Metauro? Allora, la storia è piuttosto lunghetta. Comunque io sono amico di un signore che abita in queste zone, però lavorava
a Gorizia ed è rimasto affascinato dalla mia musica, è venuto a sentirmi suonare, si chiama Enrico De Falco e lui mi ha detto vieni a suonare dalle mie parti, mi ha presentato Paolo Frigerio, mi pare si chiami, il responsabile artistico, il direttore artistico di questa rassegna, mi hanno contattato, io diciamo che sono stato anche contento di rivedere il mio amico dopo tanto tempo. Quindi è stata una cosa, proprio un legame che avevamo in Friuli e poi lui è tornato qua e mi ha chiamato. Assessore, come sta rispondendo il pubblico qui di Colli al Metauro e il turismo in generale? Allora, abbiamo sicuramente un buon inizio perché comunque abbiamo iniziato con l'evento inaugurale di lunedì, proseguito con il Borgo di Serengorino e oggi siamo di nuovo protagonisti qui a Saltara. Oggi è l'evento clou che ha attirato tante persone. Però ci aspettiamo che comunque anche gli altri giorni possiamo godere della presenza di parecchi, sia del posto ma anche di fuori comune, anche perché il programma è molto ricco, oltre agli eventi che comunque rappresentano i protagonisti di quelli che sono i segni distintivi del nostro territorio, abbiamo anche la parte enogastronomica, quindi c'è ogni sera comunque un aperitivo e una degustazione dei prodotti locali. E grazie anche all'impegno di un artigiano del posto abbiamo anche da proporre un gusto di gelato dedicato proprio alla settimana della cultura, si chiama Cheesecake dei Colli ed è un gusto di gelato che proprio deriva dalla tradizione anglosassone della cheesecake che ha visitato il nostro territorio grazie a Winston Churchill che nell'estate del 44 è venuto a Montemaggiore, fatta con prodotti locali, quindi una base cremosa con formaggio dell'azienda Beltrami, una composta di nespole che è un frutto del nostro territorio e un crumble croccante fatto proprio da un'azienda del nostro territorio. E dove si può trovare? Alla gelateria Campi di Fragole con il Metauro. Avete già potuto sondare se il turismo è stato richiamato anche da fuori? Allora, ancora sono 3 giorni e sicuramente è difficile avere dei numeri, però sicuramente le presenze ci confermeranno che il nostro impegno comunque ha portato un riscontro. Siamo nell'incantevole villa del Balì che ospita anche il museo e questo luogo è sempre stato caratteristico per tanti eventi, ce lo racconti? Sì, questo è questo contenitore culturale, è una villa del Settecento che ospita al suo interno un museo scientifico con circa 50 postazioni interattive, all'interno abbiamo anche il planetario digitale e all'esterno invece è l'osservatorio astronomico. Ogni anno ospitiamo circa 40-45 mila visitatori,
circa la metà sono studenti e il resto sono pubblico generico e famiglie. Da quanti anni c'è il Balì? Quest'anno facciamo i 20 anni, quindi faremo il 20 luglio, faremo una festa proprio in questo parco per ricordare appunto questo anniversario. E sono tantissimi gli eventi che si svolgono in questo luogo. Sì, soprattutto d'estate, chiaramente il parco si presta molto ad essere utilizzato per questi eventi perché contiene, diciamo, ha la possibilità di tenere tantissime persone e poi è sempre un piacere stare qui. E in agosto normalmente c'è la tradizione delle stelle cadenti e in quei giorni lo stesso è molto visitato. Mentre dobbiamo inaugurare un'etica che vada bene per tutti. E qual è che l'etica che può andare bene per tutti? L'etica fondata sulla ragione. E come formula quest'etica? Kant dice: l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo. E qui Kant non si accorge che sta dicendo nient'altro che un principio cristiano, dove l'uomo è al vertice del creato, quindi va trattato come un fine e tutto il resto come un mezzo. Cristianesimo puro. Però all'epoca di Kant si poteva anche dire questa cosa, perché il mondo era abitato da 800 milioni di abitanti. Kant è morto nel 1804, è vissuto nella seconda metà del Settecento, e nella seconda metà del Settecento la Terra era abitata da 800 milioni di persone. Oggi siamo 8 miliardi. E quindi... Ma soprattutto, cosa vuol dire l'uomo va trattato sempre come un fine e mai come un mezzo? Vuol dire che tutto il resto può essere trattato come un mezzo, cosa che noi abbiamo fatto in maniera precisa.